Benvenuti a Meteo Food, previsioni del food in Italia. Si prevedono degustazioni sparse per tutto il paese, ma entriamo nel dettaglio. Al nord, fiumi in piena per la birra che scorre durante la festa irlandese. A Carnago, in provincia di Varese, il 29 e 30 aprile e il 1 maggio c'è Carnago Incontra d'Irlanda, tre giorni dedicati alle origini del nome celtico del paese di Carnago. Il programma prevede un ricco calendario di eventi, con attività di intrattenimento per adulti e bambini, dallo sport con il tiro con l'arco, rugby, gioco delle freccette, il tutto accompagnato dalla tipica cucina irlandese e fiumi di birra Guinness. La manifestazione si terrà presso l'azienda agricola Cogo Giorgio a Carnago. Sempre a nord, a Padova, tempo stabile per la festa di primavera in villa, a Villa Contarini, il 30 aprile e 1 maggio. Nel parco della Villa Veneta troverete mercatino dei prodotti tipici artigianato, artisti di strada, musica dal vivo, area dedicata allo street food e zona per il divertimento dei più piccoli. A Castel Arquato, il 30 aprile e il 1 maggio vi aspetta Monterosso Festival. Per due giorni Castel Arquato diventerà la capitale del vino del territorio. Il Festival del Monterosso Valdarda, un vino DOC che prende il nome dal colle davanti al borgo di Castel Arquato, uvaggio di diversi vitigni con a capo la Malvasia di Candia Aromatica. La bellissima Valdarda con i territori limitrofi si farà portavoce delle eccellenze enogastronomiche. Un calice con una tracolla vi permetterà di assaggiare non solo un vino, ma un territorio e una storia. Gli chef del territorio faranno degustare a tutti i clienti le loro ricette create per l'occasione. Scendiamo in Puglia. C'è aria antica di storia a Taranto, presso il Castello Aragonese. Domenica 30 aprile, Sapor di Storia. Una location d'eccezione farà da cornice ad una serata imperdibile tra cultura, tradizione e buon cibo. La serata prevede visita guidata del castello, aperitivo di benvenuto con prodotti tipici pugliesi, per finire con la cena a cura dello chef Salvatore Carlucci del ristorante La Barca di Ciro. Infine a Siracusa, dal 29 aprile al 1 maggio, c'è la Festa della Fragola, all'interno dell'elegante struttura dell'Ippodromo del Mediterraneo. Circa 80 stand espositivi, con artigiani, commercianti e produttori provenienti da tutta la Sicilia, pronti a valorizzare prodotti e creazioni tipiche del territorio. La regina della festa resta però la fragola, quella genuina e di qualità, garantita dal territorio siracusano e proposta in svariati modi. Culmine di delizia, la trionfale torta alla fragola di ben 600 kg preparata e offerta al pubblico. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima settimana.